Alla ricerca del professor Porter. Oswald Gardner. Il nome non mi è nuovo. Credo sia una vecchia conoscenza di papà. Lo vado a cercare per vedere cosa può dirci. Pensi tu a tanto? Sono incurabile. Non mi resta che avviarmi verso il cimitero degli elefanti. Eh sì. Non seguitemi. Non è roba da essere... Vai a cercare Simba, vai. Ce la caveremo. Va a cercare papà. Ma lui sembra un porno attore anni 80, con sto baffone incredibile, tra l'altro. Dunque, ma io voglio capire, se moriamo, secondo voi, ce le ridanno quattro vite? Allora io intanto... Non mi ricordo già più cosa dobbiamo fare. Col cerchio... Ma a proposito, a cosa ci serve noi il cerchio? Giusto per... Ecco, giusto per intenderci. Tra l'altro, cadere in a... A parte che... Vai dritto, cadere in acqua è ista morte in sto gioco, quindi facciamo attenzione. Prendi... Esatto. Poi... Tac, perfetto. Però prendiamone altre per sicurezza e... Via. Quello cos... Ah, un serpente. Posso dire che è stato molto divertente, che il serpente è proprio... fatto niente. Allora, vabbè che noi ci siamo fatti colpire, ma stupidamente. Pensavo che, che avrei fatto in tempo. Ok. C'è qualcun altro qui? Per un secondo ho avuto paura che l'ippopotamo andasse sott'acqua e non lo vedessi più. A me! Madonna mia, che paura! Pensavo fosse la sola italiana che andava avanti e indietro. Dio mio. Ah, non posso andare di qua. Completa la sfida del giovane gorilla e i giovani gorilla ti... Ma non è che... Se n'è proprio battuto la ciolla, va bene. Calmo, calmo. Allora, e qual è la sfida del giovane gorilla? Non lo so. In sto gioco spiegano tutto in maniera un po'... Meno male che mi sono ricordato la cosa. Ah, giusto. La sfida è salva il cucciolo. Me l'ero scordato. Ma a parte, dove esistono sti funghi giganti nel mondo? Va bene che è un film Disney. Però questo qua in teoria... Vai, Tarzan al serpente. Tarzan il serpente. Ah, già sta cacchio di cosa. Ma porca miseria. Vai su. Niente. Vai, corri. Vabbè. Sei scemo. Ma... Ok, no. Per un attimo pensavo di poterli menare, onesto. Perfetto. Ammetto che... Come... Qua è morto lui. Qua è morto lui perché non ci si è attaccato. Donna mia, Tarzan. Sei incredibile, sei veramente incredibile. Ma perché certi giochi partiti bene nelle generazioni precedenti, poi in quelle successive diventano fango, diventano terribili? Non ho neanche più le lance. A parte che sto serpente ci mette esattamente un secondo a fare su e giù. Vai. Vedi? A parte che non ci sono neanche passato. Scusa, come dovevo fare a evitarlo? Boh, vabbè, guarda. Non lo so. Onestamente, è proprio brutto, eh. Onestamente sto gioco l'è brutto, 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 eh. Vediamo. Ecco, tipo, una vita. Una vita. Pazzo. Maledetto. Attenzione a te, Tarzan. Se non moriamo in questo livello, io la prendo come una vittoria comunque. Eccoci. No! Yes, stupido io qua, ho saltato troppo presto. Qua ci mori. Scusa. Adesso voglio provare a questo punto. Per la parte che non siamo morti. Scusami, a questo punto vediamo cosa succede se muori. Riparti con tre vite.
almeno l'abbiamo scoperto, dai. Almeno non dobbiamo giocare con quest'ansia terribile che ogni passo è morte. Almeno ce lo fa rifare con un po' di vita extra. Ecco, infatti, guarda, lo sapevo che mi ero saltato una vita qua io, eh. Tra l'altro ho scoperto una cosa: se moriamo, o più semplicemente, se rifacciamo i livelli, uno, forse le vite ci rimangono, ma i filmati vengono presi. I filmati che avevo preso prima, nel tentativo, sono rimasti, mentre le vite sono respawnate. Il che vuol dire che se tu trovi un buon punto dove farmarti un po' di vite... Oh, e perché? Perché prima non l'hai lanciato, maledizione a te, Tarzan? Forse perché c'aveva il cucciolo. Forse perché c'aveva il cucciolo e quindi, boh, l'animazione. Però, scusami, adesso l'ha lanciata e prima no. Guarda, non ti capisco io. Veramente. E comunque anche le missioni dei gorilla rimangono, maledizione. Rimangono, dicevo. Allora, fai la missione del gorilla anziano per ricevere i loro favori, giusto? Sei anche girato dall'altra parte pur di non cagarci. Boh, vabbè, guarda. Non vorrei che però in realtà qualcuno mi aveva detto che dovevo fare backtracking. Perché non salti? Perché non salti? Qualcuno mi aveva detto che dovevo fare backtracking poi a un certo punto del gioco. E non vorrei... Non vorrei che il backtracking sia appunto dopo aver salvato tutti i cuccioli o comunque... fatte tutte le varie missioni per i gorilla. Andiamo, va. Sto gioco non è terribile, è fatto male però. Oggettivamente non posso dire che sia buono, però non è terribile come molti altri. Aia. Sei più veloce di una pallottola? Ma è più veloce di una pallottola? Non è terribile come tanti altri che abbiamo giocato, per carità, quello sì, però è proprio brutto. È proprio fatto male, anche a livello di comandi, di tutto, è veramente brutto, brutto, brutto. Ciao tesorino. Ciao tesorino. Allora, di qua, ti giuro, pensavo che potessi andare un attimo, allora. Allora, aspetta, prima di andare sulla liana. Una vita, una banana, un filmato, qualsiasi cosa. Ecco, dai. Fammi contento, visto che sto gioco di contento me ne dà veramente zero. Totale, pazzo. Ok, oh madonna mia. Per un attimo ho pensato, mi devo buttare dentro, però ho detto, non ne sarei. Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Ok. Il cerchio, boh. Ah, così? Era un gatto che ha finito di fare le fusa. Mamma mia. A volte mi chiedo perché non li controllo prima i giochi. E la risposta di solito è: per non spoilerarmi nulla, neanche le sorprese, neanche le cose brutte. E vabbè. Però porca troia, mamma mia. Voi non avete idea dello sforzo che faccio per giocare certi giochi. Io capisco l'effetto nostalgia, sai. Qualcuno magari dice: questo è il gioco della mia infanzia, ci ho giocato da piccolo e tutto quello che volete. Però porca miseria. Guardalo! Della tele... Io capisco l'effetto nostalgia su alcuni, sai. Il gioco della mia infanzia, tutto quello che vuoi. Però se una cosa è fatta male, è fatta male! Ho perso tre vite in uno stesso punto del cacchio! Perché la telecamera va a cacchio di cane! Ce la facciamo almeno a non morire saltando da un tronco all'altro. Grazie Tarzan, grazie. Ok, andiamoci a prendere il cucciolo ingabbiato e andiamo avanti, se Tarzan si degnasse almeno di arrampicarsi sulle liane. Ok, dobbiamo scalare il tronco marcio supremo con all'interno i Gloom, perché hanno gli stessi identici colori e puzzano, il che vuol dire
che Pokémon ha rubato... No, non è vero. Che questo gioco ha rubato l'idea a Pokémon. Ok, qua dobbiamo scivolare di nuovo. A parte che ogni volta... Come fa a stare testa in giù contro ogni legge della fisica? Ah, fuck, ogni volta... Ok, filmato, l'abbiamo preso. Una vita, grazie per fortuna. E andiamo dall'altra parte, maledizione. Ma a parte, esatto, non succede niente se vado sui buchi. Ok, perché io ho paura ogni volta che sia lui che non riesce a... A parte contro cosa sei andato, dai. C'era niente. Oh, c'è qualcosa qua sotto? A parte la mia pazienza. Ecco, tieni sta scimmia. Grazie al cielo. Grazie al cielo, grazie a me. Dimmi che siamo a fine livello. Oh, meno male. Oh, che bello. Non avete idea di quanto è bello quando finisce sto livello. Tarzan, ho trovato un oggetto stranissimo. Un certo Gardner ha condotto dei cacciatori nella giungla. Oh cielo, Oswald Gardner. Oh, povero me. Lo conosci? Lo conosco e come? Un personaggio a dir poco nefasto. È un uomo di scienza come me, ma dai metodi di studio poco ortodossi. Allora questo deve appartenere a Gardner. Allora glielo tireremo in faccia. Devi fermarlo, Tarzan, e salvare i gorilla se non è già troppo tardi. Non voglio neanche immaginare a che cosa serva questo. No, ancora? Ma perché? Cacchio! Sì, certo.